Allora, siamo nel post partita di Virtus Cassino Avellino con il playmaker della Virtus, Michael Tejini. Mike, una vittoria che ci voleva per dimostrare continuità in termini di prestazioni e di risultati. Ci siamo riusciti, non siamo partiti in maniera ottimale, però poi ci siamo rifatti con una grande prestazione offensiva, alzando, diciamo, l'intensità in difesa. E portando, ripeto, a casa 2 punti che non erano assolutamente scontati ai nastri di partenza, con una squadra che, al di là delle vicissitudini che hanno vissuto in settimana, vive un momento, diciamo, di classifica abbastanza complicato e aveva necessità di punti. Questa sera siamo stati bravi a stringere le maglie e a, tra virgolette, portare a casa un'altra vittoria che dà fiducia in vista della fase d'orologio. Sì, io infatti la temevo molto questa partita quando ho sentito insomma, dei problemi che hanno avuto loro in settimana a casa loro, perché comunque sono cose che ti danno qualcosa in più da mettere in campo durante la partita. Infatti sono partiti bene, con molta energia, anche più di noi secondo me. Noi siamo stati bravi a non disunirci, come posso permettermi sarebbe accaduto nelle prime partite di campionato. Ma anzi, a stringerci ancora di più, stringere le maglie in difesa dopo un primo quarto dove abbiamo subito 19 punti, e aiutarci in difesa e poi quando difendiamo prendiamo energia, andiamo in contropiede, facciamo tutti canestro, ci gasiamo, insomma siamo un problema dopo. Diciamo che a mio parere il salto di qualità che avete fatto in queste 2 settimane tra Pozzuoli ed Avellino è uno step fondamentale, in quanto sono migliorate anche le collaborazioni sia da un punto di vista difensivo che offensivo. Naturalmente spiccano maggiormente quelle offensive perché sono dati statistici che poi si riescono a rilevare uno su tutti. La quota assist, Simone questa sera rischia, ha finito la partita con 12, tu con 4, Grilli con 6, e siete stati anche bravi questa sera a distribuire punti tra tutti voi. State migliorando anche da questo punto di vista in una squadra che dicevamo sempre all'inizio dell'anno aveva tante possibilità offensive, tante persone che volevano i loro spazi, tante persone che volevano la palla per segnare, e questo step sta, dopo 14 partite, si sta man mano completando. Esatto, adesso proprio cioè abbiamo il piacere di passarci la palla, non cadiamo più nell'egoismo che c'era magari a inizio anno. Tanto sappiamo che abbiamo tutti i punti nelle mani, la partita arriva per tutti prima o poi, ci sarà sempre un momento in una partita in cui ognuno di noi può accendersi, mettersi in proprio, ma più che mettersi in proprio viene cercato dai compagni, riusciamo a capire il momento in cui innescare uno piuttosto che innescare un altro. Questo è il passo in più, però se posso permettermi, Certo. oltre per l'attacco, ritornerei sulla difesa. Anche con Pozzuoli nel terzo quarto l'attacco non andava, però siamo rimasti 0-0 per 5 minuti. Cioè noi abbiamo fatto la difesa, anche se magari da fuori non ci vedono come una squadra di grandi difensori, ma più guardata l'attacco, noi stiamo dimostrando che in difesa noi mettiamo qualcosa in più e dove diamo più fastidio agli avversari. Poi l'attacco viene da sé, come ho detto Sono prima. completamente d'accordo con te, infatti, diciamo, la statistica offensiva è quella che emerge, purtroppo quella difensiva solo nella quota rimbalzi, palle recuperate, insomma, però come tu in questo sei un maestro, diciamo, nello spizzare una palla, nel posizionarti davanti all'avversario in post basso, in situazioni di mismatch, insomma, questa squadra, come dicevi tu, sicuramente sta migliorando e deve continuare, diciamo, su questa lunghezza d'onda anche nella fase ad orologio, dove incontreremo 2 squadre pugliesi che sono particolarmente complicate da affrontare. Prima Ruvo, poi infrasettimanale con Nardò. Ci aspettano 2 partite assolutamente complicate. Poi, se non erro, la terza Prova ce a l'avremo dimenticare con con Taranto in Taranto. casa. Quindi ci sarà da sudare, squadre Esatto. che ci daranno il filo da torcere. Con che spirito deve affrontare Cassino questa seconda fase di campionato? Ma intanto spero ancora una volta di aver preso come squadra più sicurezza nei nostri mezzi, più sicurezza appunto queste 2 partite, tanto sicurezza quando le cose, magari appunto come il terzo quarto di Pozzuoli, come inizio qua non vanno bene, riusciamo a non ricadere negli errori inizio anno e non disunirci, ma anzi a far quadro tra di noi, stringere le maglie in difesa, un passaggio più in attacco piuttosto che un palleggio in più, quindi questo è da tenerlo bene a mente.
Lo spirito comunque sarà una partita delicata perché non c'è andata e ritorno, è partita secca, quindi ci sarà comunque la consapevolezza di non poter sbagliare nessuna partita, buttare il 110% in campo e poi alzare la testa dopo i 40 minuti e vedere. Grazie Mike. Grazie a voi.